Buonasera e benvenuti a un nuovo tutorial di Microsoft Teams e Office 365. Oggi vediamo come fare a gestire l'accesso a Teams con più di un account. Succede che molti docenti hanno magari operano su più scuole, in ognuna hanno ricevuto il loro account di Office 365 e vorrebbero gestire Microsoft Teams su più di un account. Allora, per prima cosa vi ricordo che Microsoft Teams può essere utilizzato anche da browser, quindi non c'è bisogno necessariamente di installare l'applicazione. Una cosa che dovete sapere è che l'applicazione non è per il momento l'applicazione desktop, perché quella per smartphone invece si può configurare in questo modo. L'applicazione desktop non è multiutente, quindi potete fare l'accesso soltanto con un account. In questo caso, per esempio, io ho Teams sul desktop con il mio account dell'università e poi ho Teams con il mio account, in questo caso di C2, quindi il mio account scolastico all'interno di questo. Quindi qua, eccolo qua. Ho il mio account universitario e il mio account scolastico. Quindi la prima soluzione è questa, cioè caricare un account sull'applicazione e loggarsi con un account diverso sul browser. L'altra cosa che potete utilizzare è il fatto che, per esempio, il browser di Microsoft, ma anche Chrome ha questa possibilità, supporta le utenze multiple. Quindi io potrei semplicemente aggiungere un nuovo profilo e loggarmi con quel profilo a un altro account. Per esempio, io posso andare a prendere, in questo caso, sempre sulla parte di C2, qui sono loggato con l'account di un alunno. Quindi anche qui posso andare ad aprire Teams. Quindi andare ad accedere a Teams da diversi account contemporaneamente. Quindi qui ho l'account. Quindi qui dentro sono come alunno 1, qui dentro sono come Luca Di Fino, ok, e qui dentro sono come università. Quindi vedete, ho aperto Teams su due account, su tre account in questo caso, e posso agire indipendentemente su entrambi. In questo caso i due account con l'account di C2 sono sullo stesso, quindi, gruppo 1. Sono sulla stessa piattaforma, quindi posso andare anche a vedere. Buongiorno. Ecco qua. Alunno 1 scrive e il messaggio appare e il professore risponde. E il messaggio appare all'interno del browser. Quindi abbiamo visto come utilizzare Teams con più di un account, quindi utilizzando o l'applicazione e il browser o anche il browser con utenze multiple. Quindi qui siamo con alunno 1 e qui siamo con il mio account invece personale. Per questo tutorial è tutto, grazie e arrivederci al prossimo tutorial.